Matteo Salvini, come commenta le dimissioni di Giorgio Napolitano? Non sono triste, onestamente non sono triste. Non ha mantenuto quello che si era impegnato a fare quando anche noi la seconda volta lo votammo, custodire il cammino delle riforme, il federalismo, zero. Abbiamo visto succedersi tre governi non eletti da nessuno, Monti, Letta, Renzi, un disastro, quindi non sono triste che si goda la pensione meritata o immeritata, sta agli italiani a giudicarlo, e da oggi il motto è non un altro di sinistra. Auspicabilmente non un altro di sinistra, una persona libera e chiedere troppo. Chi deve prendere il suo posto? C'è qualcuno all'interno del Parlamento o fuori dal Parlamento che secondo lei è degno del Quirinale? A parte il fatto che io il Quirinale lo chiuderei, ci farei un bel museo risparmiando un sacco di quattrini. Detto questo, se esiste, finché esiste, un conto è il sogno, un conto è la realtà. I numeri vedono un Parlamento abusivamente a maggioranza di sinistra e quindi è chiaro che la partita ce l'hanno in mano loro. A me piacerebbe una personalità libera, indipendente dal mondo dell'impresa, dell'economia, del volontariato, della cultura, qualcuno che abbia veramente rappresentato l'Italia nel mondo e non un figlioccio dell'accordo fra Renzi e Berlusconi. A proposito dell'accordo tra Renzi e Berlusconi, lei come vede questo continuo dialogo per cercare un nome condiviso sul Quirinale? Io sono stufo, l'emergenza in Italia è la disoccupazione, abbiamo dei numeri sul lavoro, sulle tasse, sulla produzione industriale, sulla chiusura di aziende da quarto mondo e il patto si occupa di legge elettorale, riforma del Senato, Quirinale. Io ne ho le scatole piene, temo che anche gli italiani ne abbiano le scatole piene, qualcuno dentro i palazzi forse non se ne è reso conto. A proposito di problematiche che stanno a cuore alla Lega, la Corte Costituzionale ha rimandato la decisione sul referendum per l'abolizione della Fornero al 20 di gennaio. Lei come commenta questa notizia? È questo il conto alla rovescia che mi interessa, il 20 gennaio, settimana prossima, martedì 20 gennaio, adesso ogni ora che passa deve essere un'ora in cui gli italiani siano consapevoli del fatto che i giudici della Corte martedì 20 gennaio diranno sì o no alla possibilità di cancellare una legge infame come la legge Fornero sulle pensioni. Ce la metteremo tutta perché passi il sì. Teme qualche sgambetto? Beh, insomma, se qualcuno volesse fare un favore a Renzi e alla sinistra, questo referendum non lo farebbe fare, perché si sa benissimo come voterebbero gli italiani. Noi lo difenderemo con le unghie e con i denti fino alla fine.